Questo programma è offerto da Tecnocampus. Buonasera cari telespettatori di Teleprima, siamo qui nei nostri studi come di consueto per una nuova puntata di Focus Sanità. Parliamo di tutto ciò che riguarda la sanità campana, in particolar modo dell'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. Con me stasera un nuovo ospite per la prima volta negli studi di Teleprima, il professor Pasquale Orabona dell'unità operativa complessa di anatomia patologica proprio dell'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. Buonasera. Buonasera a lei. Grazie per essere qui negli studi di Teleprima per la prima volta. Sì, grazie a voi. Siamo ancora più felici di fare con lei una bella chiacchierata. Allora, professor Orabona, prima di tutto lei praticamente è direttore del suo reparto praticamente dal dicembre 2018. Sì, sono direttore della unità operativa complessa di anatomia patologica dal 16 dicembre 2018. Quindi pochi mesi praticamente. Sì, anche se poi sono stato responsabile della stessa unità operativa, cioè il cosiddetto facente funzione, ex articolo 18, dal mese di luglio, dal 23 luglio del 2018. E persino poi lei all'azienda ospedaliera di Caserta praticamente dal 2003. Sì, lavoro qui dal settembre 2003 dopo trasferimento dalla ASL Centro Molise di Campobasso, dove ho lavorato altri 5 anni precedenti. Ecco, come sono cambiate le cose in questi anni? Come si trova ovviamente prima di tutto all'azienda ospedaliera? Allora, io nell'azienda ospedaliera di Caserta mi trovo benissimo, ormai è diventata la mia seconda casa, dato il tempo che trascorro qui è complessivamente maggiore di quello che trascorro a casa mia. Rispetto al 2003 sono cambiate tante cose, sono cambiati tanti colleghi che non, in parte non sono andati in pensione, altri invece purtroppo non ci sono più perché non ci sono più fisicamente. Però ecco, devo dire che considerando quello che ho trovato nel 2003 e quello che c'è adesso, c'è stato un grosso cambiamento sia da un punto di vista proprio strutturale di come è formato l'ospedale, il miglioramento delle caratteristiche architettoniche, sia per quanto riguarda il livello e la qualità dei servizi che vengono complessivamente forniti all'utenza. Ecco, la sanità campana, ma in particolar modo l'azienda ospedaliera di Caserta, e ne parlavamo anche prima a microfoni spenti, è tra le eccellenze ovviamente della nostra terra, tra le eccellenze campane. Settimana scorsa poi l'inaugurazione del sesto piano del nuovo reparto del Day Hospital di oncologia, che è una, si diventerà, penso, lo è già, il fiore all'occhiello uno dei fiori all'occhiello dell'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano, anche perché sono state fatte create delle strutture anche da un punto di vista della qualità, del mettere i pazienti in una condizione di agio maggiore, perché il paziente oncologico è comunque un paziente estremamente vulnerabile, e quindi anche rendergli meno traumatica da un punto di vista psicologico, da un punto di vista dell'ambiente che è attorno, l'affrontare le terapie, soprattutto le chemioterapie che vengono fatte in regime di Day Hospital, contribuisce molto a rendere meno pesante una situazione che di per sé in partenza non è una situazione piacevole, spesso certo. È drammatica. Anche quello è molto importante. C'era anche il governatore della Campania, sì, Vincenzo De Luca, che ha fatto un appello proprio a voi direttori primari, proprio per dare continuare con questo buon lavoro che allora, sta noi facendo la sanità. Globalmente siamo tutti delle squadre, cioè ogni unità operativa è una squadra. Il direttore da solo non può far nulla se non è circondato da collaboratori che siano animati dallo stesso spirito di buona volontà, dalla stessa determinazione nel raggiungimento degli obiettivi. Nulla va imposto, le cose vanno concertate, vanno elaborate insieme. Certo, il direttore si assume poi l'onere di prendere delle decisioni
decisioni alla fine, ma sempre con uno spirito della massima collaborazione possibile, che è quella che poi le posso assicurare anche per l'esperienza personale di tanti anni di lavoro, è quella che assicura i risultati migliori. Ecco, è veramente importantissima. Anatomia patologica, ne parlavamo prima, l'accennavamo, un lavoro in sinergia, un lavoro di equip ancora più importante, e anche se poi magari si conosce di meno, magari i pazienti, i cittadini, i telespettatori magari ne sentono parlare di meno, però è praticamente il fulcro di diagnosi, terapie, quindi è veramente molto importante. L'anatomia patologica è diciamo, la struttura che ha come sua funzione quella di fare diagnosi di tipo citologico e di tipo istologico, cioè o su cellule prelevate in corso di manovre di ago aspirate, e questo è l'esame citologico, oppure su materiale prelevato in corso di esame bioptico, quando sono pezzi di piccole dimensioni. Basta pensare, che ne so, alla gastroscopia o alla colonscopia, che vengono fatte per i motivi più vari, e oppure ovviamente anche la diagnosi su campioni operatori complessi asportati in corso, prelevati in corso di interventi chirurgici, che possono essere sia per finalità oncologica ma anche per finalità non oncologica, certo, perché poi non tutta la patologia umana per fortuna è una patologia di tipo oncologica, anche se chiaramente quello che attira maggiormente l'attenzione per tanti motivi è la patologia oncologica. Certo. Ovviamente l'anatomia patologica si inserisce anche nei programmi di prevenzione dei tumori e quindi noi siamo struttura di secondo livello, perché diciamo, lo screening viene effettuato a esami di primo livello. Noi siamo le strutture di secondo livello, cioè la struttura alla quale afferiscono i casi dubbi o i casi nei quali è stata già individuata un'alterazione, per esempio sospetta per un'anaplasia. Siamo una mammografia dubbia, il più delle volte richiede poi l'approfondimento diagnostico ulteriore in senologia, e che si fa nella nostra azienda ospedaliera. Arriva da voi. Ecco, quanto è importante proprio la prevenzione? La prevenzione oggi è essenziale, nel senso che bisogna incentivare innanzitutto cambiamenti di stile di vita, e questo ovviamente lo dicono i colleghi più esperti che si occupano più direttamente di questa materia. Ma la prevenzione comunque è fondamentale, perché per esempio nel caso della patologia mammaria, di cui, visto che ci abbiamo accennato prima, oggi si ha la possibilità, e nella nostra senologia lo si fa normalmente, di individuare tumori di dimensioni sempre più piccole. Allora chiaramente individuare un tumore addirittura al di sotto del centimetro e non un tumore di 2-3 centimetri dà delle chance di sopravvivenza e di guarigione che erano inimmaginabili solo 20 anni fa, quando io ho iniziato il lavoro che faccio adesso. Certo, poi anche con l'avvento della tecnologia è cambiato tanto rispetto a 20-30 anni fa, insomma. L'avvento della tecnologia ha consentito, per quanto riguarda soprattutto gli esami radiologici, un miglioramento enorme, però anche da un punto di vista proprio delle diagnosi morfologiche, gli strumenti di cui noi abbiamo a disposizione, di cui siamo dotati oggi, non sono quelli di 20 anni fa, anche per semplicità di esecuzione, per automazione, per riproducibilità, quindi tutto questo contribuisce a dare dei risultati decisamente migliori. Le statistiche poi lo dimostrano, gli oncologi saranno in grado di confermare quello che io sto dicendo. Certo, assolutamente. Mi ha detto già, mi ha anticipato che c'era poi un progetto dell'acquisto di nuove attrezzature. Sì, la nuova direzione, la direzione attuale dell'azienda ospedaliera, nella persona del dottor Ferrante e dei suoi due più stretti collaboratori, ci ha incentivati proprio nello scorso mese di gennaio a elaborare, a formulare proposte per l'acquisto di attrezzature che servono a renderci ancora più competitivi, a rinnovare il parco macchine, tra virgolette, di quello di cui già abbiamo in dotazione, anche perché gli ultimi acquisti per quanto riguarda per esempio l'anatomia patologica risalgono a diversi anni fa. Oggi invece abbiamo presentato già un piano di acquisto di attrezzature, alcune delle quali sono già in itinere per esserci fornite, altre invece penso che lo saranno nel corso dell'anno attuale. Ecco, quali sono proprio le nuove prospettive dell'anatomia patologica? Allora, le nuove prospettive sono soprattutto andando al di là di quello che già effettuiamo normalmente, effettuiamo a livelli
di elevati, quello di espanderci nel campo della biologia molecolare, cioè al momento non tutti gli esami necessari per le terapie specifiche di alcuni tipi di tumore vengono fatti da noi, però nel corso dell'anno con l'espletamento della gara specifica per l'acquisto di questi prodotti saremo in grado di effettuare anche questo tipo di indagini, quindi praticamente il paziente andrà dalla prima diagnosi al completamento delle terapie anche di tipo molecolare direttamente nella nostra azienda ospedale. Ed è anche importantissimo poi evita la dispersione, evita le migrazioni che poi finiscono con l'essere pesanti per il paziente oncologico, certo, sia fisicamente che psicologicamente, ed è un ulteriore salto di qualità che l'azienda è in grado di compiere. Ottimo. E invece qual è l'iter da praticamente la diagnosi alle terapie? Quindi come è il vostro procedimento standard? Allora, insomma, il nostro procedimento standard è che il materiale perviene nella nostra unità operativa, viene accettato, registrato, ogni esame nominativo ha un numero di protocollo che accompagnerà poi tutto il materiale fino alla fine e negli anni successivi. C'è una fase di elaborazione in cui c'è un medico che fa l'esame, la valutazione macroscopica di tutto quello che ci viene inviato, descrivendone le caratteristiche qualitative e quantitative. Poi inizia la fase successiva, che è quella della praticamente arrivare al prodotto finito, che per noi è il vetrino. Il nostro prodotto finito è il vetrino. Per il radiologo il prodotto finito è la lastra radiografica, oppure la lastra dell'attacco, quella della risonanza magnetica. Per noi è il vetrino. Cioè il vetrino. Ed è un procedimento che tecnicamente, per quanto riguarda gli esami citologici, si può compiere nell'arco addirittura di un'ora, mentre invece per quanto riguarda gli esami istologici si compie abitualmente nel giro, per le piccole biopsie, di un paio di giorni. Poi ovviamente c'è la fase della lettura. Chiaramente ci sono anche esami, quelli che vengono effettuati in corso di intervento chirurgico, il cosiddetto esame estemporaneo, in cui la diagnosi viene formulata nell'arco dei 20 minuti successivi all'invio del materiale, previo congelamento dello stesso, però poi chiaramente tutto dovrà essere completato con l'iter normale che viene seguito per tutti i tipi, certo, di campioni. Anche qui i tempi rispetto al passato si sono molto assottigliati. Allora, noi abbiamo avuto delle fasi di criticità perché c'è stato un periodo in cui eravamo ridotti all'osso, eravamo soltanto 3 medici. Poi per fortuna nel 2012 sono arrivati 2 colleghi con contratto Cococò, adesso siamo in 5, si è in itinere anche un concorso per la stabilizzazione di altre 2 unità di personale medico, e quindi questo ci consentirà di rendere i tempi quanto più brevi possibile. L'obiettivo è arrivare a dare i referti istologici e citologici quanto più rapidamente possibile, ovviamente, certo, sia per l'utenza interna, cioè per i pazienti ricoverati, sia per l'utenza esterna, perché da noi afferisce anche un'utenza esterna, cioè i pazienti che fanno esami diagnostici presso struttura ambulatoriale, anche presso, certo, altri ospedali, tipo per esempio anche un paziente che si fa una gastroscopia all'ospedale di Aversa o quello di Marcianise può venire tranquillamente a portare da noi le biopsie, poi dopo fa l'impegnativa, paga il ticket e riceve la prestazione in maniera normale. E questo è anche importante, un'informazione utile anche per i nostri perché siamo aperti anche, anche all'esterno, siamo aperti anche per i pazienti che effettuano esami diagnostici presso studi privati. Ecco, sono quelle cose che poi spesso non si sanno in maniera distorta, per cui dirlo in maniera chiara contribuisce anche a rendere più semplice la scelta dell'utenza. Certo, ci sono dei giovani medici che si appassionano all'anatomia patologica, perché si parla un po' con tutta la questione quota 100, che ci sono sempre meno ragazzi che hanno questo fuoco. L'anatomia patologica in generale sta soffrendo molto del fatto che sono pochi i colleghi che la scelgono, perché è una disciplina bellissima, nel senso che è forse una delle più belle nell'ambito delle specializzazioni della medicina, però è, appunto, come diceva lei anche prima, è poco gratificata perché ha una visibilità bassa, sì. Perché i meriti vengono presi chiaramente, e lo capisco anche dal clinico che approccia il paziente, magari dal chirurgo che fa bene l'intervento chirurgico, il ginecologo. Però dallo step finale piuttosto, esatto, che quindi, allora iniziali. Siccome è una disciplina che soffre questa bassa visibilità,
diciamo così, da un punto di vista anche retributivo, non consente di avere grossi guadagni, perché farlo anche privatamente è complicato, perché ci vogliono strutture specifiche, sono tutta una miriade di leggi in termini di sicurezza ambientale, sicurezza del laboratorio, che una persona, un giovane medico, non può assolutamente sostenere. Certo. Per cui il numero di persone che si rivolgono, i giovani colleghi che si rivolgono all'anatomia patologica, è sempre più basso. Però vabbè, quei pochi che lo fanno sono comunque motivati, perché lo fanno per convinzione, esatto, non per ripiego rispetto ad altre forme di specializzazione. È quello ancora più importante. Sì. E poi nel nostro gruppo siamo tutti, devo dire la verità, sono fortunato, perché siamo, vabbè, con alcuni ci conosciamo da che saranno 15 anni, con altri un po' di meno, però siamo abbastanza affiatati e determinati. Si crea una famiglia sia con i colleghi, sia ma anche col personale di laboratorio, i tecnici di laboratori biomedici, che oggi sono tutti laureati, non esiste più il tecnico non laureato come quando per esempio ho iniziato io nel 1990, dove molte persone che facevano il tecnico di anatomia patologica avevano soltanto la licenza media, oggi invece sono laureati, è la laurea breve ma comunque un titolo magistrale. Certo. E sono, diciamo, anche quella è un'ottima equipe. Abbiamo delle persone ancora in condizioni di precarietà, spero che anche questi, diciamo, sì, tre collaboratori che sono in condizioni di precarietà possano essere stabilizzati nel più breve tempo possibile, però questo chiaramente non dipende da me e penso certo. neanche dalla direzione aziendale, perché poi rientra in situazioni, in dinamiche che sono a livello regionale o addirittura nazionale. Certo, poi è un lavoro, come dicevamo anche prima a microfoni spenti, di grande responsabilità. Sì, di enorme responsabilità. Ecco perché poi non è molto ambita, cioè sono pochi quelli che lo fanno, perché a fronte di bassa retribuzione e diciamo così, di non eccellente visibilità, c'è un carico di responsabilità enorme, perché poi noi siamo quelli che condizionano bene o male le scelte terapeutiche che vengono poi effettuate successivamente, sia di tipo chirurgico che di tipo medico, sia prima della chirurgia, per esempio in campo oncologico, sia dopo la chirurgia, perché fare una determinata terapia adiuvante piuttosto che un'altra è determinata e condizionata, per esempio anche nel cancro della mammella, che è uno di quelli che, diciamo così, maggiormente attira l'attenzione della gente, dell'utenza. Dire per esempio che non ci sono gli estrogeni in un tumore o che ci sono cambia poi, perché l'oncologo, se gli dici che non ci sono, fa un tipo di terapia specifica, se certo. ci dici che ci sono ne fa un'altra completamente diversa. Quindi essere sicuri di quello che si va a vedere, essere sicuri che le attrezzature funzionino sempre correttamente, fare in modo che non manchi mai nulla in laboratorio di quello che serve per fare queste cose. Insomma, è abbastanza impegnativo. L'anatomia patologica richiede molta passione, altrimenti non la si può fare. È verissimo. Quali sono le patologie e i casi che maggiormente trattate? Allora, da noi, nella nostra azienda ospedaliera, i casi che maggiormente trattiamo sono quelli della patologia mammaria, perché abbiamo la unità operativa dipartimentale di senologia del dottore Pitruzzella, che ci fornisce materiali in quantità purtroppo tra virgolette industriali. E poi l'oncoematologia e l'oncologia. L'oncoematologia è una struttura di altissimo livello per la diagnosi e terapia delle leucemie, dei linfomi. Sono i colleghi, vabbè, forse perché ci sono anche affezionato personalmente a tutti quanti, è una delle migliori, uno dei fiori all'occhiello del nostro ospedale, e l'oncologia. Poi chiaramente ci sono le chirurgie, in particolare la chirurgia addominale e la chirurgia maxillofacciale. Anche maxillofacciale. Sì. E la ginecologia, non dimentichiamo la ginecologia. Diciamo, l'azienda ospedaliera da 2 anni, da quando c'è il professore Cobellis che dirige l'unità operativa di ginecologia, è diventata una struttura, secondo me, di riferimento soprattutto nel campo della patologia ovarica, che è un altro tumore subdolo meno conosciuto di quello della mammella, perché si parla tanto del cancro della mammella, che è anche più facile da diagnosticare, perché basta che la paziente, la donna, venga educata all'autoesame del seno mensilmente. E il nodulo lo si sente, ma la patologia ovare, che è subdola, perché spesso si manifesta quando se c'è una neoplasia, è già in fase molto avanzata. Eppure, nonostante questo, la nostra, diciamo, ginecologia fa spesso dei miracoli, anche facendo interventi estremamente impegnativi nel cercare di
riportare la paziente a una condizione, diciamo così, pre-tumore e poi seguendola successivamente, anche se sono comunque casi difficili, proprio perché spesso vengono diagnosticati tardivamente. Stato già avanzato. Sì, perché il cancro dell'ovaio è un cancro disgraziato, tra virgolette, nel senso che si manifesta quando è tardi. Ovviamente bisognerebbe anche là educare, per esempio, a un'ecografia periodica dell'addome fatta con una periodicità regolare, in modo da poter cogliere in una fase quanto più precoce possibile la presenza di un tumore dell'ovaio. Esattamente, magari aspettiamo qui a Focus Sanità anche il professore Cobellis o il professor Balbi. Esattamente, come no, in modo che ma anche la chirurgia maxillofacciale, insomma, spenderei una parola anche per i colleghi della chirurgia maxillofacciale, che sia per i tumori del cavo orale, sia soprattutto per i tumori delle ghiandole salivari, sono una struttura di altissimo livello. È vero, che sono molto spesso forse... Anche quelle cose di cui si parla... Allora, la visibilità in generale in campo oncologico riguarda molto il cancro nella donna, il cancro della mammella, nell'uomo per esempio il cancro della prostata, però ci sono per esempio strutture che fanno tanto e la nostra chirurgia maxillofacciale è una struttura di riferimento, anche perché per esempio in provincia di Caserta solo l'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano ha la chirurgia maxillofacciale, che può competere tranquillamente da un punto di vista chirurgico anche con altre chirurgie maxillofacciale come quelle del napoletano, per esempio delle strutture ospedaliere o universitarie napoletane. Certo. Con le quali comunque ci sono rapporti di eccellente collaborazione, quindi non siamo monadi chiuse in se stesse, cioè comunque siamo aperti al confronto, alla collaborazione, ci scambiamo opinioni e idee anche con l'altro, parlo per, diciamo così, per quanto riguarda la mia attività, ma credo di poter parlare anche per quanto riguarda quella di tanti miei colleghi. Ecco, è importantissima la sinergia, lo scambio, la collaborazione, ne parlavamo anche prima. Così come sapere che comunque l'azienda ospedaliera della propria città, nel caso dei cittadini casertani, sia comunque un punto di riferimento, tornando al punto iniziale, proprio per evitare migrazioni e con quella tranquillità di che potersi non sono affidare. Al momento non sono giustificate, perché comunque siamo in grado di affrontare. Poi chiaramente ci può essere anche il caso particolarmente complicato, però ecco, quello che è, diciamo, sia la routine, sia quello che va anche al di là della routine, siamo in grado di trattarlo tranquillamente, insomma, senza grossi problemi. Un'altra cosa molto interessante che mi ha detto prima per quanto riguarda il futuro è la telepatologia. Sì, questo è un progetto di cui voglio parlare anche con ovviamente i vertici aziendali, è un modo per rendere i rapporti di collaborazione che comunque già ci sono con strutture equivalenti alla nostra di anatomia patologica più efficace, che consente, ci darebbe la possibilità di, nei casi particolarmente problematici, di scambiare opinioni e i confronti con persone di riferimento in campo nazionale o internazionale, con semplici apparecchiature che vengono diciamo così, messe vicino al microscopio. Tutto in tempo reale. Quindi sì, anche in questo caso in tempo reale, perché io vedo il vetrino a Caserta e il collega per esempio a Terni che è in grado di vederlo insieme con me contemporaneamente. Una bella prospettiva. Sì, sì. Mi auguro che si possa realizzare. Mi auguro che si possa realizzare. Certo, altri sogni nel cassetto per l'azienda ospedaliera? Sogni nel cassetto più che altro per l'anatomia patologica, che sono questi qua, cioè riuscire ad avere a rinnovare completamente l'insieme delle attrezzature di cui siamo, che sono già di ottimo livello, però magari rinnovarle ulteriormente, riuscire ad avere una dotazione anche di libri o di abbonamenti a qualche rivista internazionale di alto livello. E poi l'azienda ospedaliera, riuscire a lavorare insieme con i colleghi senza chiudersi, senza arroccarsi, confrontandosi con estremo senso di responsabilità. Con alcuni dei colleghi lo facciamo tutti i giorni, con altri forse un po' di meno, vabbè, magari poi riusciremo con tutti ad avere lo stesso livello di collaborazione e di scambio culturale. Sì, magari gli altri sempre hanno dei tempi diversi. Sempre nell'interesse dei pazienti, o una formazione diversa. Per esempio con gli oncologi e con gli oncoematologi è routine quotidiana. Con gli altri magari un po' di meno arriveremo, comunque spero che arriveremo anche con loro, soprattutto magari con i colleghi più, grazie ai colleghi più giovani, a stabilire lo stesso tipo di collaborazione a 360 gradi, che poi alla fine è sempre nell'interesse del paziente, sempre, ma certo, è nell'interesse personale. Il paziente è sempre al centro. Si cresce insieme o si muore insieme, quindi non da qua non si scappa, non è pensabile oggi
poter fare la medicina stando chiusi nel proprio reparto o addirittura nella propria stanza. Il confronto è essenziale, la collaborazione è essenziale. È verissimo, e complimenti per la passione che ha nel raccontare anche le cose. Nonostante tutto, nonostante le difficoltà che comunque ci sono, i problemi che a volte uno si porta a casa, a volte le diagnosi problematiche, è difficile, se uno se le porta a casa ci pensa anche durante la notte, niente si fa a cuor leggero. Però è un lavoro che piace, insomma, forse anche grazie ai maestri che ho avuto che ho incontrato nella mia vita, quindi ce ne sono alcuni che comunque hanno avuto un impatto notevole su di me. È bello così, è veramente bello vedere questa passione e trasmetterla anche a noi. Insomma. Ma devo dire che anche i miei collaboratori hanno la stessa passione, anche quelli più giovani. Da questo punto di vista sono fortunato, è una bella equipe. Mi fa piacere, mi fa davvero piacere. Noi siamo già in chiusura, è volata questa mezz'ora. Sì, infatti, è stata piacevole. Sì, è vero, è davvero volata e la riaspettiamo qui il professor Pasquale Orabona. Grazie mille grazie a lei. Grazie. E ringraziamo anche i nostri telespettatori e vi auguriamo ovviamente una buona serata.